E attualmente l'economia, che poi riguarda anche tutti i nostri soldi, no? Anche lì sfrutta il digitale e sfruttano anche noi. Voi sapete che quando non paghi un prodotto online, il prodotto sei tu. Perché? Perché ad esempio usano i nostri dati. Ma i nostri dati, quindi il mondo della privacy, non è solo nome, cognome, indirizzo. Noi ogni volta che ci giriamo, anche adesso, generiamo una marea enorme di informazioni. Dove ci troviamo? Con chi siamo? Cioè, il mondo Apple, il mondo Google, in questo momento sa esattamente che tu sei vicino a lei e sei vicino a lei, siamo tutti in questa stanza. Poi questi dati fortunatamente non sono pubblici per una serie di ragioni, ma tra queste perché ci sono le leggi sulla privacy, che sono un po' quelle scomode, no? Quelle che diciamo, wow, ma sì, ma però io volevo perché tutta questa, no, rottura di scatole? Senza, ad esempio, quando hanno bloccato ChatGPT in Italia l'anno scorso per proteggerci, no? Da quello, ma giustamente in molti sono lamentati, dicono: ma chi se ne frega se si portano via due dati? Ma i nostri dati invece sono fondamentali. Tant'è che quando li ruba, e online ce ne sono sempre di dati rubati, e beh, quello è un problema. Quindi dobbiamo non solo difenderci noi, ma pretendere anche che i big ci difendano in quel modo. Pensate banalmente alle password che si possono cambiare, e adesso, con l'autenticazione biometrica, no? Quando date il dito, la faccia, se viene rubato quello, cioè se vengono rubati quei dati, mica posso cambiare il dito, mica posso cambiare la faccia.